Siete tutti benvenuti al seminario e alla crociata di preghiera globale di Gesù all'umanità. Questo seminario ha come tema il sigillo del Dio vivente, la promessa della protezione e della salvezza di Dio. Raccomandiamo di avere a portata di mano dell'acqua santa, una candela benedetta e un crocifisso di San Benedetto. Inizieremo presto. Benvenuti a questo seminario globale di Gesù all'umanità. Se vi siete uniti a noi chiedendovi cos'è il sigillo del Dio vivente, o se già lo sapete, noi speriamo di ispirarvi per continuare ad apprendere riguardo all'importanza di questo grande dono del nostro Padre Celeste e per diffondere le sue benedizioni riguardo a tutte le anime. Cominceremo la presentazione di oggi con l'argomento Il sigillo del Dio vivente nella Sacra Scrittura. Seguiranno poi i seguenti punti: il sigillo di Dio svelato nel Libro della Verità e le promesse del sigillo di Dio. Ascolteremo anche alcune testimonianze al riguardo del sigillo del Dio vivente. Proseguiremo con le preghiere della crociata e concluderemo con il Santo Rosario. Iniziamo ora con il primo punto, il sigillo del Dio vivente nella Sacra Scrittura. Nella Sacra Bibbia, il sigillo è sempre stato un segno di protezione, autorità e proprietà, e veniva apposto su qualcosa o qualcuno che era amato, dedicato, di valore, fedele o giusto. Nel seguente versetto della Scrittura, il sigillo è equiparato all'amore. Nel libro del Cantico dei Cantici, capitolo 8, versetto 6, è scritto: mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte e l'amore. Testimonianza di Elle. Nell'ottobre del 2020 avevo fisso sulla porta di casa due copie del sigillo del Dio vivente e l'immagine della Divina Misericordia, e un intruso non è stato in grado di forzare la mia porta. Vidi poi i segni del tentativo di scasso per entrare in casa mia. Ringrazio Dio per la protezione del sigillo del Dio vivente e della Divina Misericordia. Testimonianza della famiglia di L.A. Nei primi giorni di gennaio del 2013, mentre mi trovavo in vacanza nelle Filippine, la mia famiglia, dopo aver ricevuto il Libro della Verità, cominciò a pregare il sigillo del Dio vivente, scaricò il sigillo, lo fece benedire e lo appese nel nostro soggiorno. Ogni sera recitiamo il sigillo con alcune altre preghiere della crociata, il rosario e la coroncina alla Divina Misericordia. Io prego queste preghiere ogni giorno e anche in Canada. I miei figli nelle Filippine avevano appeso il quadro del sigillo all'esterno della porta d'ingresso. Il giorno in cui ci fu il tifone, ero ancora in contatto con loro fino al momento in cui si abbatté. Mi dicevano che il vento era davvero molto forte e pioveva e che l'intero edificio vibrava e il tetto crepitava come se venisse colpito da una mitragliatrice.
dissi loro di inginocchiarsi e di pregare il sigillo, il rosario e la coroncina alla Divina Misericordia. Nel frattempo anche noi avremmo pregato per loro dal Canada. Il tifone perdurò per 4-5 ore. Quando il vento e la pioggia si placarono, udirono dei forti colpi, come battere, sulla porta, ma quando aprirono là fuori non c'era nessuno. Quello che mio figlio e mia figlia videro era il sigillo degli eventi incorniciato che sbatteva contro la porta anche senza vento. Perché stava picchiettando sulla porta? Chi lo stava muovendo? Così lo tolsero e lo appesero all'interno della casa. Non sapevano che c'era stata una grande inondazione, devastazione e morte lungo le strade, al di fuori del loro complesso residenziale. I vicini di casa testimoniarono che questa era stata la prima volta che la loro località non era stata inondata del tutto. Mentre le case e gli appartamenti del vicinato erano stati danneggiati, con i tetti volati via, i vetri delle finestre frantumati e intere piccole case trasportate dal vento, la loro unità residenziale era stata completamente indenne. Non una sola paletta di una finestra veneziana si era rotta. E al di là dell'incredibile che il sigillo del Dio vivente appeso sulla porta di casa della famiglia abbia protetto l'intero edificio. I 3 giorni di attesa per una loro chiamata telefonica fu molto lunga, ma dentro di me provavo calma e un sentimento di sicurezza che loro erano al sicuro. Io do questa testimonianza per rendere grazie, gloria e onore a Dio che è sempre verace riguardo alle sue promesse di proteggere noi stessi e la nostra famiglia con il sigillo del Dio vivente. Testimonianza dalla Repubblica Ceca da parte di H. Mi è stato chiesto di dare testimonianza riguardo al potere del sigillo del Dio vivente. Lo scorso inverno siamo andati a fare una vacanza a Pesciare e per la prima volta siamo andati sulle Alpi. Di punto in bianco mi dissi tra me e me di mettere il sigillo del Dio vivente all'interno di ciascuna giacca da sci per protezione, per essere protetti dal maligno. Avevo ricevuto il sigillo in formato piccolo dalla fondatrice del nostro gruppo di preghiera. Lei ora è passata a miglior vita. Così misi i sigilli dentro le tasche. Sul finire del primo giorno mio marito era molto stanco e ritornò in hotel. Io volevo restare un po' più a lungo. Così riportai mio figlio di 6 anni a sciare. Mentre stavamo facendo l'ultima corsa, abbiamo preso la seggiovia in cima alla collina, quando mio figlio è inciampato e non è riuscito a salire sulla seggiovia. Istintivamente l'ho afferrato con entrambe le mani, sperando di riuscire a tirarlo su per sedersi, ma era impossibile. Qualsiasi mossa da parte mia avrebbe significato che mio figlio sarebbe caduto. Ero profondamente sbigottita mentre la seggiovia si stava muovendo su per la collina e io lo tenevo nell'aria, ma non c'era nessuno lì per aiutarmi. Allora la voce interiore mi disse: tienilo, tienilo stretto. Non c'era niente altro da fare, dovetti tenerlo in quel modo. Mio figlio mi supplicava di non lasciarlo cadere. L'ho tenuto tutto il tempo, mio figlio pesava 20 kg, ma in quel momento era come una piuma per me. Avevo solo dolori molto forti alle dita mentre lo tenevo per l'intero tragitto. Non vedevo l'ora di arrivare. Quando e dove si trovava a fine della funivia? Stavo chiedendo aiuto, ma non c'era nessuno in giro. Così ho iniziato a pregare per chiedere aiuto a Gesù. Poi ho visto la fine, l'ultima colonna, dove alla fine mio figlio è caduto a terra e ho trovato una panchina per sedermi completamente esausta. Poi hanno fermato la funivia e sono corsi ad aiutarmi. Dissi all'addetto della funivia che stavamo andando in quel modo per tutto il tempo. Mio figlio era sospeso nell'aria e solo io lo stavo tenendo. Stavamo bene entrambi. So che è stato grazie al sigillo del Dio vivente, perché io non sarei stato in grado di tenerlo per 1 chilometro di distanza con 20 kg nei miei guanti da sci
e lui indossava una giacca di nylon che è un materiale molto scivoloso da tenere. Inoltre, mi ero seduto in una posizione totalmente scomoda e ho subito uno stress terribile. Mi è andato tutto bene e posso testimoniare a tutti che il sigillo del Dio vivente ci protegge. Apprezziamo questo immenso dono che abbiamo ricevuto dal cielo. Sigillare qualcosa significa anche vincolarla sotto la protezione di Dio, come dice il libro di Isaia al capitolo 8, versetti da 16 a 17. E dice: si chiuda questa testimonianza, si sigilli questa rivelazione nel cuore dei miei discepoli. Io ho fiducia nel Signore che ha nascosto il volto alla casa di Giacobbe e spero in Lui. Inoltre, vediamo che nella Bibbia ci si riferisce al sigillo come a un segno di autorità. Nella prima lettera ai Corinti, capitolo 9, versetti 1 e 2, leggiamo: non sono forse libero io? Non sono un apostolo? Non ho veduto Gesù, nostro Signore? E non siete voi la mia opera nel Signore? Anche se per altri non sono apostolo, per voi almeno lo sono. Voi siete il sigillo del mio apostolato nel Signore. Nel seguente versetto della scrittura, il sigillo è un segno di proprietà o appartenenza, mostrando che il Signore conosce i suoi e che sono stati prescelti o appartati per lui. Nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 2, versetti 19, Paolo dice: tuttavia, il fondamento gettato da Dio sta saldo e porta questo sigillo. Il Signore conosce i suoi. E ancora, si allontani dall'iniquità chiunque invoca il nome del Signore. Nelle sue lettere agli Efesini e ai Corinti, San Paolo raffigura il ricevere lo Spirito Santo di Dio come all'essere segnati con un sigillo. In Efesini, capitolo 1, versetto 13, leggiamo: in Lui, anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e aver in esso creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso. In Efesini, capitolo 4, versetto 30: e non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati con un sigillo per il giorno della redenzione. Seconda lettera ai Corinti, capitolo 1, versetti 21 e 22, Paolo dice: e Dio stesso che ci conferma insieme a voi in Cristo e ci ha conferito l'unzione, ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito Santo nei nostri cuori. Il profeta Ezechiele esprime inoltre l'importanza di essere segnati per il Signore, quando per giustizia il Signore dice che in mezzo all'imminente punizione di Gerusalemme salverà i giusti
a cui è stato conferito il suo marchio sulla fronte. In Ezechiele, a capitolo 9, versetti da 4 a 6, Ezechiele riporta e dice: «Il Signore gli disse: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e segna un tau sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono per tutti gli abomini che vi si compiono». Agli altri disse in modo che io sentissi: seguitelo attraverso la città e colpite, il vostro occhio non perdoni, non abbiate misericordia, vecchi, giovani, ragazze, bambini e donne, ammazzate fino allo sterminio, solo non toccate chi abbia il tau in fronte. Cominciate dal mio santuario. Testimonianza di C. Nel 2017 ebbi un incidente d'auto in cui il mio piede era rimasto incastrato tra il freno e l'acceleratore. Probabilmente era più sull'acceleratore perché l'auto ha colpito il grosso sasso davanti alla casa di mia zia. La macchina girava e le ruote erano alzate e io ero bloccato sul sedile del conducente con la cintura di sicurezza, insieme a mio fratello accanto a me. Il mio primo istinto è stato di scendere dalla macchina dal finestrino e siamo riusciti a scendere dalla macchina. È un miracolo che siamo rimasti illesi. Ho un sigillo del Dio vivente come mia collana, insieme alla medaglia della Madre della Salvezza, alla croce benedettina e alla medaglia di Nostra Signora di Guadalupe. Non siamo andati in ospedale perché non avevamo lividi o danni sul nostro corpo. L'auto non era del tutto danneggiata e successivamente è stata riparata. Il sigillo del Dio vivente è diventato la mia ispirazione e protezione, perché ci ha davvero salvati da quella prova. Testimonianza di L dagli Stati Uniti d'America. Mio marito stava viaggiando sull'autostrada quando ha dovuto fermarsi del tutto dato che c'era molto traffico. È stato colpito da dietro da un grosso pick-up. Il nostro SUV è stato demolito, ma lui, sebbene scosso, si è allontanato soltanto con un piccolo livido sul fianco lasciato dalla cintura di sicurezza. Lui non prega la preghiera del sigillo, ma io lo faccio ogni giorno e spesso molte volte durante il giorno. Ringrazio Dio per aver tenuto al sicuro mio marito e la mia famiglia. Testimonianza da parte di A dagli Stati Uniti d'America. Durante la primavera, io e mio marito avevamo deciso di far esaminare la nostra caldaia. Durante i mesi invernali sembrava che non ci fosse abbastanza calore in casa nostra. L'uomo della caldaia è venuto e ha esaminato le cose. Poi ci ha detto che non poteva credere come non avessimo avuto un incendio, perché il circuito stampato della caldaia era stato seriamente carbonizzato e avrebbe potuto già appiccare un incendio. Prego la preghiera del sigillo ogni giorno e lodo Dio per averci dato questo grande dono e la protezione che ci ha promesso. Testimonianza di Bernadette dagli Stati Uniti d'America. Qualche tempo dopo aver ricevuto il sigillo del Dio vivente, ero andata nello studio del mio medico per il mio esame annuale. Il mio medico, dopo avermi esaminato, indicò che la mia cervice era eccessivamente spessa e mi disse che era preferibile che vedessi un altro medico, cosa che feci. Il medico successivo, uomo molto gentile, mi esaminò e mi spiegò che avevo alcuni problemi non solo con la cervice ma anche con l'utero. Mi disse che non voleva allarmarmi, ma quello che vedeva era indicativo di un cancro. Poi disse che mi avrebbe prenotato un particolare esame diagnostico e che se entrando si fossero resi conto che le cose andavano peggio del previsto, avrebbero fatto un'isterectomia. Il dottore disse anche che il mio utero era sovradimensionato e denso, il che lo preoccupava pure. Quindi arrivò il momento della procedura. Andò tutto bene e mentre ero lì distesa in convalescenza, il mio medico mi disse che aveva trovato 7 polipi delle dimensioni di una pallina da golf all'interno del mio utero.
non aveva mai visto niente del genere. Disse poi che i polipi li stavano portando in laboratorio per l'esame e che mi avrebbe chiamato il sabato mattina con i risultati. Il sabato arrivò e non ci fu nessuna chiamata. Io non ero preoccupata perché avevo messo l'intera situazione nelle mani di Dio. Così il lunedì chiamai l'ufficio del mio medico per vedere se i risultati del laboratorio erano arrivati. Mi dissero che il dottore mi avrebbe chiamato. Entro pochi minuti il mio medico mi richiamò. Si scusò molto per non avermi contattato il sabato, ma che gli era stato dato il numero di telefono sbagliato. Quindi ci fu una pausa e disse: «L'esame del laboratorio è arrivato e tutti i polipi erano benigni. Sono sbalordito». Mi disse che non si aspettava affatto quel risultato e che ciò aveva del miracoloso. Ad oggi non ci sono stati più problemi e ringrazio il sigillo del Dio vivente per la sua protezione e il suo intervento. Consideriamo ora ciò che ci rivela il libro dell'Apocalisse. Nel quinto capitolo, San Giovanni ci dice che non un mero uomo può aprire un sigillo che è stato apposto da Dio. Solo Gesù, il leone della tribù di Giuda, fu ritenuto degno di aprire i 7 sigilli del rotolo. Solo Dio ha il potere sopra ciò che lui ha sigillato. In Apocalisse capitolo 5, versetti da 1 a 5, leggiamo: «E vidi nella mano destra di colui che era assiso sul trono un libro a forma di rotolo, scritto sul lato interno e su quello esterno, sigillato con 7 sigilli. Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e scioglierne i sigilli? Ma nessuno, né in cielo né in terra, né sottoterra, era in grado di aprire il libro e di leggerlo. Io piangevo molto perché non si trovava nessuno degno di aprire il libro e di leggerlo. Uno dei vegliardi mi disse: non piangere più, ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi 7 sigilli». In Apocalisse, capitolo 7, il sigillo del Dio vivente viene specificamente espresso. Era stato predetto che questo sigillo speciale sarebbe comparso prima della fine. Apocalisse, capitolo 7, versetti da 1 a 4. «Dopo ciò vidi 4 angeli che stavano ai 4 angoli della terra e trattenevano i 4 venti perché non soffiassero sulla terra, né sul mare, né su alcuna pianta. Vidi poi un altro angelo che saliva dall'Oriente e aveva il sigillo del Dio vivente». E gridò a gran voce ai 4 angeli ai quali era stato concesso il potere di devastare la terra e il mare: non devastate né la terra né il mare né le piante finché non abbiamo impresso il sigillo del nostro Dio sulla fronte dei suoi servi. Poi udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo. 144.000 segnati da ogni tribù dei figli di Israele.
In Apocalisse, capitolo 9, San Giovanni riporta una visione che gli viene mostrata, e una visione riguardo al tormento dell'umanità nei tempi della fine, dalla quale solo quelli con il sigillo di Dio ne sarebbero stati risparmiati. Apocalisse 9, versetti da 1 a 4. Il quinto angelo suonò la tromba e vidi un astro caduto dal cielo sulla terra. Gli fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Egli aprì il pozzo dell'abisso e salì dal pozzo un fumo come il fumo di una grande fornace. Che oscurò il sole e l'atmosfera. Dal fumo uscirono cavallette che si sparsero sulla terra e fu dato loro un potere pari a quello degli scorpioni della terra. E fu detto loro di non danneggiare né erba, né arbusti, né alberi, ma soltanto gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. Per finire, nell'ultimo capitolo di Apocalisse, leggiamo che tutti quelli che dimoreranno con Dio per la vita eterna nella Nuova Gerusalemme e porteranno il nome di Dio sulle loro fronti. Apocalisse capitolo 22, versetti da 3 a 5. E non vi sarà più maledizione. Il trono di Dio e dell'agnello sarà in mezzo a lei, e i suoi servi lo adoreranno. Vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte. E non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Testimonianza da parte di Q dalla Spagna. Durante la prima ondata di questa pandemia nel mio paese, la Spagna, ci fu un blocco totale per diversi mesi. Non si poteva uscire di casa se non per andare a lavorare, per comprare del cibo, fare rifornimento o portare fuori la spazzatura. Ma la cosa peggiore è stata che la Conferenza Episcopale Spagnola aveva deciso di chiudere tutte le chiese. Le prime due settimane ho potuto frequentare una chiesa dove si celebrava una messa privata, ma poiché sempre più persone partecipavano a questa messa, il sacerdote decise di non farci più partecipare. Ho pregato per alcuni giorni per trovare qualche altra messa a cui partecipare e un mio buon amico mi ha detto che un sacerdote avrebbe celebrato la Santa Messa a casa sua ogni giorno e avrebbe fatto l'adorazione eucaristica per un po'. Il problema era che dovevo guidare per 17 chilometri e lasciare la mia città, rischiando di passare attraverso i posti di blocco della polizia e di dover affrontare multe salatissime. Ma decisi di andare nelle domeniche e in altri tre giorni della settimana, pregando il sigillo del Dio vivente prima di prendere la macchina. Grazie a Dio, anche se mi sono imbattuta in molti posti di blocco della polizia, non mi hanno mai multato, né perché andavo in un supermercato a fare la spesa quando uscivo dalla messa, in ogni caso non era permesso comprare cibo fuori città, o perché quando arrivavo al posto di blocco semplicemente la polizia mi faceva passare senza fermarmi. Ringrazio moltissimo Dio per tutte le messe, le adorazioni e le confessioni che ho potuto fare in quei mesi, poiché senza dubbio tutto era un dono da parte di Dio e senza il suo sigillo non avrei potuto riceverlo. Testimonianza da parte di M dalla Slovacchia, intitolata Conferma dell'essere stata suggellata con il sigillo del Dio vivente. M
si era recata alla comunità di San Michele per la preghiera. Questo gruppo pregava sotto la guida di un esorcista. Lei aveva subito vari attacchi dal diavolo, quindi aveva chiesto a questo gruppo di pregare per lei. Dopo la preghiera allo Spirito Santo, ricevette questa risposta. «Sei segnata con il sigillo del Dio vivente e hai sulla fronte il sigillo del Dio vivente. Vedrai in cielo folle di persone salvate che verranno a ringraziarti per essere state salvate e strappate dalla bocca e dallo stomaco del diavolo». Il gruppo di preghiera non era a conoscenza delle sue preghiere per il sigillo del Dio vivente. Testimonianza da parte di Marta dalla Slovacchia. Ti viene da un gruppo di preghiera di Gesù all'umanità. Dopo aver ricevuto e accettato il sigillo del Dio vivente, stava chiedendo conferma alla sua preferita, Santa Faustina, se i messaggi e il sigillo erano veri. Aveva comprato un libricino con le preghiere e la novena Santa Faustina. La mattina dopo scoprì che Santa Faustina, sulla copertina del libro, aveva un anello al dito. L'anello era in oro con del rosso al centro. Aprì la Sacra Scrittura e leggeva Ebrei, capitolo 9, versetto 15. Per questo, egli è mediatore di una nuova alleanza, perché essendo ormai intervenuta la sua morte per la redenzione delle colpe commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevono l'eredità eterna che è stata promessa. Questa immagine di Santa Faustina e l'anello nell'allegato era guarnita con il sigillo di Maria della Divina Misericordia. Testimonianza da parte di T dalla Slovacchia. Marta, dopo aver pregato, ricevette la seguente risposta da un esorcista. Sei un'anima eletta che ha su di sé uno scudo della protezione di Dio. Maria e Gesù sono accanto a te. Il Padre Celeste è molto felice di te perché stai adempiendo la sua volontà. Il maligno sta infuriando perché ti sei messa di traverso i suoi piani e hai salvato molte anime. Tu stai soffrendo con Cristo e Dio ha permesso questa sofferenza. Non devo più pregare per te. Sono io ad aver bisogno delle tue preghiere. Vediamo ora il secondo argomento. Il sigillo del Dio vivente svelato nel libro della verità. Nel novembre del 2010, una visionaria europea, conosciuta come Maria della Divina Misericordia, cominciò a ricevere dei messaggi dalla Santissima Trinità e dalla Beata Madre di Cristo. Il cielo ci dice che lei non è solo una profetessa, ma l'ultimo messaggero di Dio, uno strumento di Dio, dell'Altissimo in persona. Attraverso di lei viene rivelata la verità di Dio dei tempi della fine. Il solo scopo di questi messaggi, ci dice Dio, è di preparare le nostre anime prima della seconda venuta di Gesù sulla terra, che sarà testimoniata da questa generazione. Attraverso Maria, Dio ha dato all'umanità circa 1330 messaggi, insieme a 170 preghiere della crociata e 6 litanie. Questi messaggi e preghiere sono stati ricevuti nel corso di 4 anni e ora sono contenuti nei 5 volumi pubblicati, conosciuti come il Libro della Verità. Questo libro è stato dato all'umanità per la salvezza delle anime, la sconfitta del male e la mitigazione dei castighi. Finora a nessun altro profeta di Dio nella storia documentata era stata data una tale abbondanza di messaggi e preghiera, come è stata data a Maria della Divina Misericordia. All'umanità è stata assegnata una missione, la missione della salvezza per questi tempi della fine in cui viviamo. Molte generazioni sono venute e passate, preparando e aspettando la seconda venuta di Cristo.
Tuttavia, a questa generazione, come fu predetto nella scrittura, che ha ricevuto l'onore di questo grande dono, i grandi santi hanno parlato spesso del loro desiderio di vivere in questi tempi della fine, per essere testimoni della seconda venuta di Cristo e per combattere contro le forze del male che stanno sorgendo tutto intorno a noi. Il tempo di Satana sta giungendo alla fine. Mai prima d'ora nella storia del mondo abbiamo visto un tale declino morale e spirituale, peggiore dei tempi di Noè. Ma Dio Padre non ha rinunciato ai suoi figli. Ci ha fatto una promessa tanti anni fa e la sua promessa viene adempiuta oggi con il libro della verità. Dio Padre ha promesso di suggellare i suoi figli, quei figli che lo amano e lo onorano. Questa grande promessa racchiusa nel libro dell'Apocalisse e nel libro di Daniele viene ora espressa a noi attraverso il profeta di Dio del tempo della fine, Maria della Divina Misericordia. Nelle prime ore del lunedì mattina del 20 febbraio 2012, Maria della Divina Misericordia ricevette un messaggio urgente, nella forma di un'apparizione, nella quale le apparve Dio Padre. Egli poi le diede un messaggio, che si riferisce a uno speciale dono miracoloso. Dio Padre la informò circa il sigillo del Dio vivente, la protezione per tutti i credenti, in ogni luogo. Il messaggio di Dio comincia così. Mia amata figlia, il mio cuore sussulta nel dolore per i peccati dei miei figli. Come per ogni padre amorevole, il loro odio malvagio l'uno per l'altro spezza il mio cuore a metà. È come una spada che trafigge il mio cuore e non si sfilerà via. Io sono il Dio Altissimo che a causa del libero arbitrio donato a tutti i miei figli dovrò soffrire un dolore duraturo fino a quando non si evolverà il nuovo paradiso sulla terra. Allora, figli miei, vi unirete unanimamente con la mia santa volontà. Fino a quando ciò non accadrà, non potrà esserci pace sulla terra. Solo quando il maligno e coloro che seguono servilmente le menzogne che lui promette saranno finalmente distrutti, il mondo potrà diventare calmo. Figlia mia, di ai miei figli che io non provo piacere al pensiero di punirli, perché li amo. Loro sono miei, la mia cara creazione. Vedere come il maligno ha corrotto le loro anime è tormento costante per me, il loro amato padre. Io desidero portare a ognuno di voi, figli amorevoli, che conoscete e comprendete, il mio amore per voi, nel mio meraviglioso nuovo paradiso sulla terra. Io vi prometto che la persecuzione sarà rapida e che sarete protetti. Poiché ora io lascio in eredità il sigillo del mio amore e della mia protezione, con questo sfuggirete all'attenzione di coloro che provocheranno delle avversità nei vostri paesi. Il mio sigillo è la mia promessa di salvezza. Il mio potere fluirà in voi con questo sigillo e nessun male vi raggiungerà. Questo è un miracolo, figli, e solo coloro che si inchinano dinanzi a me, il loro Signore e Creatore di tutte le cose, come bambini piccoli che hanno amore per me nei loro cuori, possono essere benedetti con questo dono divino. Alzatevi ora e accettate il mio sigillo, il sigillo del Dio vivente. Recitate questa preghiera della Crociata 33 per riconoscere il mio sigillo e accettarlo con amore, gioia
gratitudine. Invitiamo tutti a pregare questa preghiera speciale ora. O mio Dio, Padre mio amorevole, accetto con amore e gratitudine il tuo divino sigillo di protezione. La tua divinità avvolge il mio corpo e la mia anima per l'eternità. Io mi inchino in umile ringraziamento e ti offro il mio profondo amore e la mia fedeltà, mio amato Padre. Ti supplico di proteggere me e i miei cari con questo sigillo speciale e impegno la mia vita al tuo servizio per sempre. Io ti amo, caro Padre. Ti consolo in questi tempi, caro Padre. Ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio, in espiazione dei peccati del mondo e per la salvezza di tutti i tuoi figli. Amen. Guardate, figli miei, e non abbiate paura. Fidatevi di me, il vostro amato Padre, colui che ha creato con amore ciascuno di voi. Io conosco ogni singola anima, ogni parte di voi mi è nota. Non uno di voi è amato meno di un altro. Per questo motivo, io non voglio perdere una sola anima, nemmeno una. Vi prego di continuare a pregare la mia coroncina alla Divina Misericordia ogni giorno. Un giorno capirete perché questa purificazione è necessaria. Il vostro amorevole Padre nel cielo, il Dio Altissimo. Testimonianza di P dall'Europa. Questa è la mia testimonianza. Sono un coordinatore nazionale di un paese europeo. È un'esperienza in prima persona che riguarda la protezione del sigillo del Dio vivente contro la persecuzione, offrendomi il dono dell'invisibilità da coloro che avrebbero potuto perseguitarmi. Questo evento si è verificato la domenica di Pasqua, il 4 aprile 2021, nella periferia di una delle città del nostro paese, in una chiesa parrocchiale, dove era stata offerta la messa solenne della resurrezione, nonostante il blocco imposto alla nostra nazione dal governo per un periodo di 11 giorni che andava dal 1 aprile all'11 aprile. Questo fu fatto proprio per sopprimere le celebrazioni più solenni della liturgia cattolica del Santo Triduo e della Domenica della Divina Misericordia, con il pretesto di fermare la diffusione dei nuovi ceppi del coronavirus e anche per accelerare il genocidio con la campagna di vaccinazione. Questa misura malvagia e spregevole è stata la causa dell'episodio qui di seguito descritto. Qualcuno aveva chiamato la polizia e un furgone della polizia con due poliziotti si era fermato davanti alla chiesa parrocchiale quando la Santa Messa stava per finire e la gente avrebbe iniziato a uscire dalla chiesa. Ovviamente gli agenti di polizia erano arrivati per indagare sul raduno illecito segnalato e stavano aspettando di intercettare le persone che uscivano dalla chiesa in modo che li registrassero come autori di reato e annotassero i loro dati personali per ulteriori procedimenti, che potenzialmente vanno da un richiamo ufficiale fino a multe da 400 euro in su. Ad essere onesti, ammetto che i due agenti di polizia non sono stati aggressivi e non hanno fatto un'irruzione nella chiesa. Più tardi ho sentito dire che si erano sentiti anche un po' imbarazzati a fare quel lavoro. Non appena il parroco è stato informato che la polizia si trovava davanti all'ingresso della chiesa, si è mosso per chiudere velocemente i cancelli principali della chiesa. Ha esortato tutti noi all'interno della chiesa ad andare in sacrestia e poi nella sede parrocchiale, poiché entrambe le strutture sono contenute in un unico grande edificio. La sua intenzione era quella di nasconderci e di permetterci di uscire dall'altra parte della struttura in modo da sfuggire alla polizia se fosse stato possibile. La chiesa parrocchiale e la sede parrocchiale sono protette da diverse stampe benedette della preghiera del sigillo del Dio vivente,
collocate in luoghi nascosti all'interno delle strutture, con l'approvazione e la conoscenza del parroco, che ormai ha accettato il sigillo già da un certo tempo e da diversi mesi legge i messaggi del Libro della Verità. Il parroco, comportandosi come un vero pastore, è uscito dal recinto e ha parlato con gli agenti di polizia, cercando di proteggere il suo vile il più possibile. Tuttavia, la seconda entrata e uscita del complesso non era nascosta alla polizia e uno degli agenti era venuto lì con l'intenzione di annotare i dettagli della nostra carta d'identità, per cui sfuggire all'attenzione della polizia, lasciando di nascosto il luogo, sarebbe stato impossibile. Quindi abbiamo dovuto aspettare nell'atrio del complesso che l'agente di polizia ci registrasse individualmente come gli autori di un reato. Il secondo poliziotto, una donna, è poi entrato in chiesa. La porta era stata aperta per lei, dove sono rimaste solo tre persone, e lei ha preso appunti separatamente. Vorrei anche sottolineare che i due ufficiali non erano molto motivati nel cercare di identificarci tutti, quindi non tutte le persone, circa 20, sono state registrate e molte se ne sono andate schivando la polizia. L'ufficiale maschio che si trovava all'entrata ovviamente ha permesso a diverse persone di eludere il processo di registrazione, principalmente quelle alle sue spalle, mentre era occupato a scrivere le generalità di altri. Quanto a me, stavo aspettando di essere registrato dal poliziotto nell'atrio di fronte a lui, a circa 20 piedi di distanza, anche se ero occupato a scrivere le generalità di altre persone e nonostante tutti noi, incluso lui, indossassimo le mascherine per via dell'obbligo della mascherina, sotto pena di pesanti multe, di indossarle nella maggior parte dei luoghi pubblici. Non c'era un modo logico che avesse potuto mancare di vedere la mia figura in piedi nell'atrio di fronte a lui. Ma improvvisamente ebbi il presentimento che avevo provato diverse altre volte prima di questa occasione nel corso degli anni, quando avevo indossato il sigillo del Dio vivente sulla mia persona, principalmente sotto forma di scapolare al collo. Poiché ero stato in grado di vedere e riconoscere altre persone vicine a me, ma loro non erano state in grado di vedere me, che ero in bella vista. In altre parole, sapevo di essere invisibile per loro. E durante questo raid della polizia del 5 aprile contro i fedeli della Chiesa, mi sono reso conto di essere invisibile a questo agente di polizia. Questo mi ha spinto a iniziare a camminare lentamente verso l'uscita dell'atrio, passando davanti all'ufficiale, forse a 12 piedi di distanza, unendomi agli altri che stavano uscendo dopo aver fornito i loro dati personali. Sembrava come a ciò che è scritto negli Atti degli Apostoli, quando gli angeli di Dio liberarono gli apostoli e San Pietro dalla prigione in cui erano tenuti. Ricordai anche la situazione in cui Gesù si allontanò dai suoi nemici che nella loro furia volevano gettarlo dal dirupo, ma non poterono toccarlo mentre lui li lasciava camminando in mezzo a loro. Così ho lasciato il complesso e ho camminato lentamente e in silenzio, cercando di non attirare l'attenzione su di me, seguendo un altro percorso verso casa, lontano dal furgone della polizia. Mi aspettavo ancora che il poliziotto mi gridasse dietro o mi seguisse, quindi non stavo cercando di affrettarmi, perché cercare di scappare da un poliziotto armato sarebbe stato inutile. Dopotutto, sono sempre molto visibile e poiché non ho talento per travestirmi e nascondermi, e figuriamoci per reazioni rapide e fuga senza essere notato, semplicemente non sono quel tipo di persona priva di destrezza e forma fisica. Allo stesso tempo una signora che era stata registrata da questo poliziotto ha potuto vedermi lasciare il posto, eludendo l'identificazione. Più tardi me lo ha detto. Non so davvero come abbiano fatto gli altri fedeli
che sono riusciti a schivare la polizia, ma una cosa so: ho potuto evitare di essere registrato dall'ufficiale di polizia solo grazie alla protezione offertami dal sigillo del Dio vivente. Questo era l'unico modo per essere invisibile al mio nemico, gli agenti di polizia. Dio Onnipotente mi ha protetto come promette nel Libro della Verità. Testimonianza di O. Verso la fine del 2017, intorno alle 11 di mattina, ebbi un incidente insolito. Stavo guidando la mia motocicletta, avvicinandomi all'altra corsia, perché c'era un ostacolo sulla corsia di destra. All'improvviso un grande autobus, molto veloce, stava correndo di fronte a me. Sapevo già di essere completamente su quella corsia e quella poteva ospitare un solo veicolo. Ma ero già lì e non sapevo dove altro andare. Pensai che sarei stato colpito dalla collisione. Mi accorsi che ero stato colpito dalla fiancata dell'autobus, ma ho semplicemente pregato nella mia mente: Signore, salvami. In un batter d'occhio mi sono ritrovato vicino alla strada davanti all'ostacolo e un'auto che era dietro di me si è fermata e stava guardando se fossi rimasto colpito o ferito, perché avevano visto che ci eravamo scontrati sulla fiancata dell'autobus. Dissi loro che ho solo pregato Dio di salvarmi. Poi il conducente dell'auto mi disse: Oh, sei salvo. Quello che abbiamo visto è stato di una tale fulmineità che non riuscivamo a capire cosa stesse succedendo, quindi siamo venuti a vederti. Li ringraziai, poi loro se ne andarono. Quando mi tolsi il casco, trovai al suo interno e intatto il sigillo del Dio vivente. Sia lode a Dio, Lui salva veramente le anime. Amen. Quanti di noi sono preoccupati per i membri della propria famiglia che mancano di fede e per i quali noi preghiamo per la loro salvezza e sicurezza? Abbiamo ricevuto un grande dono da Dio per invocare la protezione del sigillo del Dio vivente per loro e per noi stessi. In un messaggio del 21 settembre 2013, Gesù ci ha detto: Queste sono le persone innocenti e sofferenti, a cui sarà data la protezione di Dio se avranno il sigillo del Dio vivente. Non sottovalutate mai questo dono gratuito da parte di Dio. Il sigillo del Dio vivente vi proteggerà dalla morte spirituale e dalla morte fisica durante le guerre. Vi prego di farlo avere a quante più persone potete in ogni nazione. Inoltre, il 16 maggio del 2012, la Madre della Salvezza, la Vergine Maria, aveva dato a Maria della Divina Misericordia un messaggio riguardo al sigillo del Dio vivente, che ci avrebbe protetto durante la guerra o il conflitto, dicendo quanto segue. Il dono del sigillo del Dio vivente sarà la vostra protezione più grande in tempo di guerra o di conflitto. Promettendo la fedeltà a Dio Padre, attraverso l'accettazione di questo dono gratuito, voi rimarrete liberi. Non dimenticate mai il potere della preghiera e quanto essa possa attenuare l'impatto di tali eventi. Quello stesso giorno, del 16 maggio 2012, Gesù rivelava che si sarebbe verificata una terza guerra mondiale. Figlia mia, mi rendo conto che queste notizie possono giungere come uno shock, ma ricorda che la preghiera e la preghiera della crociata del sigillo di Dio vivente proteggeranno i miei seguaci, la mia chiesa rimanente. Voi, figli miei, sopravviverete anche se non sarà facile. Verrete angariati a causa del vostro cristianesimo, ma non mi biasimerete mai, né mi respingerete. Per questo vi saranno dati dei doni.
il mio dono del sigillo di Dio vivente vi renderà invisibili ai vostri nemici. D'ora in avanti, recitatela ogni giorno. Tenetelo dinanzi a voi, nelle vostre case, e fatelo benedire da un sacerdote. Il 17 maggio del 2012, la Madre della Salvezza ci spiega che questo sigillo era stato predetto nel libro di Giovanni. Figlia mia, i figli di Dio saranno in grado di proteggere la loro fede, il loro coraggio e la loro sicurezza durante la guerra. Se continueranno a pregare la preghiera della crociata del sigillo di Dio vivente. Questa è una delle ultime. È il sigillo di protezione più grande inviato dai cieli. Tra tutte le preghiere date all'umanità, è per aiutare e sostenere tutti durante qualsiasi persecuzione futura, specialmente nei periodi di dominazione e di guerra. Questo sigillo fu predetto nel libro di Giovanni e possiede molti poteri divini associati ad esso. Fatene tesoro ed usatelo per proteggere non solo voi stessi, ma anche le vostre famiglie. Questa testimonianza è dalla Colombia. Buona giornata all'esercito rimanente. Grazie al Signore, noi tutti stiamo partecipando in questo mondo alla chiamata e stiamo combattendo la battaglia finale per Lui. Oggi vorrei condividere due vicissitudini di salute che io e la mia famiglia abbiamo di recente cominciato a vivere, sostenuti da questa missione sotto la protezione del sigillo del Dio vivente e della medaglia della salvezza, entrambi appesi al mio collo. La prima è stata 2 anni fa e la seconda negli ultimi 4 mesi, e stanno andando ancora avanti. Cominciò nel marzo del 2015. Il medico vascolare disse a mio padre che doveva intervenire perché un aneurisma addominale che era stato rilevato in precedenza aveva mostrato macchie di sangue da un lato. L'intera famiglia si riunì entro la fine di agosto e l'intervento fu effettuato nei primi giorni di settembre. Avevo 80 anni all'epoca e sapevamo anche che il rischio era tremendo, ma non c'era un'altra via d'uscita. Si tennero delle preghiere per mio padre e per altre persone che stavano attraversando una malattia all'interno del gruppo di Gesù all'Umanità in Colombia ed alcuni altri paesi e in ogni casa che circonda la nostra. Il sigillo del Dio vivente divenne il mio rifugio. Ero solita passargli davanti e supplicare ogni volta: «Per favore, mio Signore, dacci la forza per quello che deve venire. So che sarà fatta solo la tua volontà, ma lascia che ti chieda di preservare la sua vita». Mio padre è stato bravissimo ed è uscito dall'ospedale 5 giorni dopo l'intervento. Sfortunatamente l'arteria aortica della gamba sinistra si coagulò 3 giorni dopo. L'angoscia era insopportabile. Aveva subito bisogno di un intervento chirurgico d'urgenza e ciò significava che i reni dovevano elaborare nuovamente il liquido di contrasto per la tomografia. Quella sezione dell'arteria non poteva essere salvata perché c'erano troppi coaguli e il tempo stava per scadere per l'effetto dell'anestesia, quindi il dottore fece passare l'arteria della gamba sinistra da quella destra per mantenere la corretta irrigazione del sangue in entrambe le gambe. Oggi è in buone condizioni e fa di tutto per stare lontano dalla dialisi, mantenendo bassi i livelli di zucchero. Sapevo che questo era un atto di fede, e ogni volta che non potevo reggere, mi rivolgevo al mio Signore attraverso il sigillo e la medaglia per dirgli: «Per favore, mio Signore, hai preservato la sua vita 10 anni fa quando il suo cuore si trovava in quella situazione e lo hai tenuto unito alla sua famiglia fino ad oggi. Io oso chiedere di farci attraversare tutti insieme le porte del nuovo paradiso. Per favore, dacci la tua forza per compiere la tua divina volontà. Ho paura e anche il resto della mia famiglia ne ha. Per favore, aiutaci». E lo ha fatto. Lo scorso giugno, dopo la fine del periodo accademico, mio marito ha iniziato a sentire che il dolore che aveva allo stomaco dal dicembre 2016 era aumentato. Andava e veniva, ma sebbene non fosse permanente, gli aveva compromesso il braccio sinistro, così corse subito in ospedale pensando a un infarto.
Il dolore aumentò ancora di più quando al pronto soccorso la sua pressione sanguigna impazzì. Sebbene i medici sapessero che si trattava di una peritonite, hanno dovuto aspettare che i livelli della pressione sanguigna si stabilizzassero. A causa del dolore era anche molto dimagrito. Ciò preoccupava molto i medici e fece preferire loro una procedura laparoscopica, così da evitare le infezioni ospedaliere. Era necessario asportare 39 pollici di intestino a causa della peritonite diverticolare che trovarono e come procedura di prevenzione venne eseguita anche un'appendicectomia. A causa della resezione dell'intestino, il medico gli ha praticato una procedura di Hartmann ed è uscito dall'intervento con una sola stomia e con in mano una sacca per colostomia. Fu stabilizzato e fu rimandato a casa 20 giorni dopo, per la gloria di Nostro Signore. Ma il dolore era ancora lì. Non poteva mangiare cibi solidi e ha iniziato a perdere altro peso. 3 settimane dopo, la situazione era peggiorata. Ciò ci ha riportato in ospedale pensando a delle ulcere allo stomaco. Ne aveva 4, ma il gastroenterologo ci ha comunque avvertito sulla localizzazione del dolore. Non proveniva da queste ulcere allo stomaco, quindi ordinò una tomografia al torace e scoprì che l'intestino aveva una sezione necrotica. Questa volta il gastroenterologo e i chirurghi hanno avuto modo di osservare che l'arteria mesenterica aortica superiore era ostruita al 50% e quella inferiore era già calcificata. Tutto questo perché era stato un forte fumatore per 50 anni. La sua aspettativa di vita dopo l'intervento questa volta era solo del 10%. Lui era sotto shock e io ero a pezzi. Sono uscito dalla stanza per portargli un bicchiere d'acqua e ho iniziato a piangere e ogni fibra dentro di me è iniziata a tremare e non riuscivo a controllarmi. Il mio cuore gridava: «Mio Signore, ti prego, aiutaci!» Pochi minuti dopo è tornata la calma e sono tornata al pronto soccorso. Quasi urlando gli ho detto: «Adesso pregheremo. Non mi importa se non lo fai. Offrirai la coroncina e la Divina Misericordia a Nostro Signore attraverso di me, ora!» Per 10 anni aveva rifiutato ogni tipo di preghiera dopo aver abbandonato me e le nostre 3 ragazze. Le nostre ragazze sono entrate piangendo e disperate perché non c'era niente che potessimo fare. Ma prima che entrassero per vederlo, Nostro Signore mi ha ricordato come lo aveva preservato in passato. Così ho detto loro: «Ricordate che Nostro Signore lo salvò dal cancro ai polmoni 3 anni fa. Nostro Signore ha per lui una ragione di vita». Questo ha fatto subito la differenza. Anche quella notte, quasi tutti i miei parenti erano lì a parlare tra loro. Non succedeva da 8 anni. I medici erano spaventati a causa del suo peso ridotto. Lo hanno portato in terapia intensiva e lo hanno nutrito con nutrizione parenterale per 2 giorni. Nel frattempo potevano eseguire più esami medici. Ancora una volta è stata praticata una procedura laparoscopica e questa volta hanno trovato una sezione necrotica di 4 pollici dell'intestino. Sebbene tutto intorno e dentro di lui fosse un rischio, ha superato la procedura, è stato stabilizzato ed è stato rimandato in terapia intensiva, per la gloria di Nostro Signore. 4 giorni dopo, i test di laboratorio hanno mostrato che la quantità di globuli bianchi era aumentata e che non andava affatto bene. La commissione medica si è riunita e ha discusso della situazione per un'intera giornata. Ha rivisto tutti i test e gli esami che erano stati praticati su di lui, e ha deciso che questa volta dovevano aprire la sua cavità addominale per estrarre l'intestino e controllarlo per intero. Ma prima che entrassero, era prioritario inserire uno stent vascolare nell'arteria del mesentero aortico, in modo che il sangue potesse portare la quantità di ossigeno che mancava all'intestino. Quella mancanza di sangue, quindi di ossigeno, stava uccidendo l'intestino, quindi hanno proceduto con un intervento chirurgico subito dopo l'altro. Questa volta è stata perforata una sezione di 28 pollici dell'intestino, quindi hanno proceduto a rigettarlo. È uscito vivo. Per la gloria di Nostro Signore ce l'aveva fatta. Nonostante i medici mi mettessero in guardia ogni volta che entravo in sala operatoria del pericolo in atto, ogni volta anch'io andavo subito a invocare il nostro amato Signore e a chiedergli di inviare il nostro amato San Raffaele Arcangelo a guidare le mani del medico, per proteggere il suo corpo e per aiutarlo a reggere un po' più a lungo. La sua cavità addominale rimase aperta per 20 giorni.
Si sottopose ad altre 5 procedure di pulizia dopo l'intervento chirurgico, una per una ogni 48 ore, per impedire al suo intestino una nuova resezione e per evitare un'altra peritonite. Mio marito è uscito dall'ospedale 7 settimane fa e ora ha ripreso ad avere il controllo della sua vita. Non è ingrassato così tanto, ma ci sta lavorando. Durante tutto questo tempo, il mio Signore mi ha svegliato prima delle 3 del mattino per offrire la sua coroncina alla Divina Misericordia e mi ha dato la grazia quotidiana di offrire il Santo Salterio insieme alle preghiere della Crociata e altre preghiere con cui ho camminato. Ancora non so cosa accadrà. Sono lì per accompagnarlo e sostenerlo ogni volta che il mio Signore mi chiama a farlo. Perciò io, attraverso queste testimonianze, voglio chiedere una preghiera per entrambi. Come per mio padre, che soffre di malattie croniche, così nella situazione di mio marito, il medico ha detto: solo un miracolo farebbe in modo che questa procedura di colostomia venga invertita e quindi si abbia una chiusura dell'intestino. Che il Signore ci benedica tutti. Appropriatamente, per la festa di San Valentino del 14 febbraio 2012, il Dio Altissimo parlò a noi, i suoi figli, del sigillo del suo amore. La mia promessa è questa, figli. Io proteggerò tutti i miei figli che hanno il sigillo del mio amore impresso nelle loro anime. Voi sarete risparmiati dalla persecuzione in modo che rimaniate forti per pregare con tutta la vostra forza per queste persone malvagie. Questo contribuirà ad attenuare il terrore e allontanare la guerra, la carestia e la persecuzione religiosa. C'è stato detto nel libro dell'Apocalisse e ora anche nel libro della verità, che il marchio della bestia sarebbe arrivato e che noi non dobbiamo accettarlo. Dio ci sta dando il suo sigillo di protezione allo scopo di non accettare il marchio. Nostro Signore Gesù Cristo, nel messaggio del 1 giugno 2012, ci dice: il sigillo del Dio vivente, la mia preghiera della Crociata numero 33, e la vostra ancora di salvezza. Quando ricevete il mio sigillo di protezione, dato a voi dal mio Eterno Padre, non dovete accettare il marchio. Voi non sarete toccati. La vostra casa non sarà vista, né cercata, né sarà un bersaglio, perché verrà resa invisibile agli occhi dell'esercito di Satana. In un messaggio del Libro della Verità, rilasciato il 11 ottobre del 2013, Gesù ci dice: dovete tenere sempre il sigillo benedetto del Dio vivente nelle vostre case e in qualsiasi formato voi possiate, allo scopo di portarlo anche con voi. Questo vi proteggerà da qualunque genere di persecuzione e otterrete la forza necessaria per rimanere fedeli a Dio e ad ogni cosa che è stata stabilita chiaramente nella Santissima Bibbia. Rilassatevi tutti voi e sappiate che Dio è sempre potente e che non c'è azione, per quanto malvagia, che non possa essere calpestata da Lui. Quelli di voi che scelgono di rispondere alla mia chiamata sono benedetti. Voi, a vostra volta, attraverso il vostro atto d'amore per il prossimo, diffondete il sigillo di Dio vivente ovunque andate. Ora dovete fare questo. Confidate in me. Il 5 agosto del 2013, la Madre della Salvezza ci dice il modo in cui proteggerà i rifugi, che provvederanno la Santa Messa, se avranno il sigillo di Dio vivente. Questa guerra
per sostenere la parola di Dio comporterà che quei sacerdoti che rimarranno fedeli a lui dovranno cercare rifugio. Per fare questo dovete iniziare a prepararvi e trovare tali luoghi dove sarete in grado di offrire la Santa Messa e provvedere i sacramenti ai figli di Dio. Io, la Madre della Salvezza, proteggerò tali rifugi e con la posizione del sigillo del Dio vivente, donato al mondo dal Padre mio. Sulle pareti interne rimarranno invisibili ai nemici di Dio. Come ultima riflessione su quello che ci offre il sigillo del Dio vivente, meditiamo sulle parole di Dio, il nostro Padre, del 23 agosto 2013. Infine, accettate il mio sigillo come un dono, come uno dei doni più grandi che io abbia concesso agli uomini, da quando diedi loro la vita. Io donerò la vita ancora una volta mediante le mie grazie speciali. Se terrete vicino a voi il sigillo del Dio vivente, a tutti coloro che hanno il sigillo verrà concesso un posto nel nuovo paradiso. Una volta che abbiamo accettato il sigillo del Dio vivente, ci viene richiesto da Gesù di promettere la nostra fedeltà alla divina volontà di Dio, l'Altissimo, come un pegno della nostra fede. Leggiamo questo nel messaggio del 13 giugno 2012. Mia amatissima figlia, proprio come il mio eterno Padre, che ha lasciato in eredità il grande dono del suo sigillo all'umanità, così anche i suoi figli devono promettere solennemente la loro fedeltà alla sua divina volontà. Chiedo a tutti voi, figli di Dio, i quali marceranno avanti nel suo esercito per contribuire a salvare le anime di tutti i figli di Dio, inclusi i peccatori incalliti, di fare la seguente promessa. Invitiamo tutti voi, tutti a pregare questa preghiera proprio adesso. Preghiera della crociata numero 59, una promessa di fedeltà alla volontà divina. O Dio Altissimo, o Padre Celeste, ti prometto solennemente la mia ferma fedeltà per onorarti e obbedirti in tutte le cose che sono conformi alla tua divina volontà sulla terra. Io, per mezzo del sacro sangue del tuo unico e diletto figlio, il vero Messia, ti offro la mia mente, il mio corpo e la mia anima a nome di tutte le anime, affinché possiamo unirci tutti insieme nel tuo veniente regno dei cieli e la tua divina volontà sia fatta sulla terra, così come è fatta in cielo. Amen. Gesù conclude questo messaggio dicendo: dovete promettere le vostre anime al mio Padre Celeste come un pegno della vostra fede e in memoria della mia morte sulla croce, in modo che ognuno di voi beva dal calice della salvezza, il vostro Gesù. Ora rivolgiamo la nostra attenzione alle 12 promesse del sigillo del Dio vivente. Prima promessa. Satana e i suoi angeli caduti, i quali infestano il mondo in questo tempo, non hanno alcuna autorità su coloro che portano addosso il mio sigillo, il sigillo del Dio vivente. Il vostro amato Padre, il Dio Altissimo, 8 marzo 2012. Seconda promessa. A tutti coloro che hanno il sigillo verrà concesso un posto nel nuovo paradiso. Il Dio Altissimo, 23 agosto 2013. Terza promessa. Soltanto quelli con il sigillo del Dio vivente sfuggiranno a questa forma di genocidio dell'anima. Il vostro Gesù,
4 aprile 2013. Quarta promessa. Proteggerò tali rifugi e con l'apposizione del sigillo del Dio vivente, donato al mondo dal Padre mio sulle pareti interne, rimarranno invisibili ai nemici di Dio. Madre della Salvezza, 5 agosto 2013. Quinta promessa. Questo vi proteggerà da qualunque genere di persecuzione e otterrete la forza necessaria per rimanere fedeli a Dio e ad ogni cosa che è stata stabilita chiaramente nella Santissima Bibbia. Il vostro Gesù, 11 ottobre 2013. Sesta promessa. Questo sigillo fu predetto nel libro di Giovanni e possiede molti poteri divini associati ad esso. Fatene tesoro ed usatelo per proteggere non solo voi stessi, ma anche le vostre famiglie. Madre della Salvezza, 17 maggio 2012. Settima promessa. Il sigillo del Dio vivente vi proteggerà dal marchio della bestia. Il vostro Gesù, 5 maggio 2014. Ottava promessa. I figli di Dio saranno in grado di proteggere la loro fede, il loro coraggio e la loro sicurezza durante la guerra, se continueranno a pregare la preghiera della crociata del sigillo del Dio vivente. Madre della Salvezza, 17 maggio 2012. Nona promessa. Solo allora, quando tutte le cose sembreranno insostenibili, a coloro con il sigillo del Dio vivente verrà dato il sollievo dalle loro sofferenze che rovineranno l'umanità. Il vostro Gesù, 23 agosto 2014. Decima promessa. Il sigillo del Dio vivente consentirà loro di superare l'opposizione che dovranno affrontare quando il cristianesimo sarà martoriato. Il vostro Gesù, 7 giugno 2014. Undicesima promessa. Non sottovalutate mai questo dono gratuito da parte di Dio. Il sigillo del Dio vivente vi proteggerà dalla morte fisica e spirituale durante le guerre. Il vostro Gesù, 21 settembre 2013. Dodicesima promessa. Ma se vi preparate adesso, diverrete immuni dalla sofferenza che Egli, l'Anticristo, infliggerà al mondo, accettando il sigillo del Dio vivente e tenendolo nelle vostre case. Il vostro Gesù, 30 agosto 2013. Leviamoci per accettare questo grande dono, il sigillo del Dio vivente. Diffondiamo la promessa di Dio della protezione e della salvezza in ogni parte del mondo. Testimonianza di V dal Canada. Come tutti sappiamo, il sigillo del Dio vivente è un dono del cielo per la nostra protezione. Da quando abbiamo ricevuto questo dono nel 2012, lo preghiamo sempre ogni giorno e lo portiamo con noi ovunque andiamo. Abbiamo circondato la nostra casa con questa carta della preghiera e ve n'è una anche nella macchina. Come cattolico, era importante che tutte le carte del sigillo del Dio vivente, che fossero delle dimensioni di un portafoglio o di un quadro appeso, fossero benedette da un prete. Credo fermamente in questa preghiera del sigillo del Dio vivente, perché la nostra famiglia ha già assistito a 3 manifestazioni della protezione di Dio nella nostra vita. Voglio condividere la manifestazione della protezione e della misericordia di Dio che abbiamo sperimentato a causa della recente tempesta di vento che ha colpito l'Ontario meridionale il 4 maggio 2018 e che ha causato il caos in così tanti sobborghi. Ha spogliato i tetti di tegole o interi tetti, alberi sradicati, recinzioni distrutte o abbattute, e alcuni residenti sono rimasti senza energia per alcuni giorni. Il coperchio della nostra cassetta degli attrezzi
è stato aperto con forza due volte a causa dei forti venti. Per evitare che venisse spazzato via, ho messo sopra un sacchetto di fertilizzante per erba da 20 libbre. Mi sembrava che il peso del sacchetto del fertilizzante fosse abbastanza buono da tenere il coperchio abbassato e da non essere spazzato via. Durante la tempesta mi sono appisolato per circa 10 minuti e quando mi sono svegliato ho visto due sacchi di terriccio del peso di 50 libbre ciascuno sopra la cassetta degli attrezzi. Pensavo che il mio vicino ci avesse fatto un favore. La mattina dopo ho ringraziato il nostro vicino per la sua buona azione e lui mi ha raccontato la storia di ciò che è accaduto. Quando aveva sentito il Big Bang, era uscito per controllare e ha detto che il sacco da 20 libbre di fertilizzante per l'erba era stato spazzato via dalla tempesta. Aveva attraversato la recinzione ed era finito sul cofano della mia auto. Sono rimasto profondamente colpito della sua storia mentre immaginavo l'enorme danno lasciato sulla macchina. Dopo aver lavato i detriti sul cofano dell'auto, con mia sorpresa non c'era nemmeno un'ammaccatura. Vedo questa manifestazione come un miracolo e per questo vorrei dichiarare al mondo intero l'esistenza gloriosa di Dio e l'opera meravigliosa e potente delle sue mani. Sia lode a Dio, Padre Onnipotente. Testimonianza dal Cile. Mi ci è voluto del tempo per scrivere questa testimonianza del dono della protezione del sigillo del Dio vivente. Leggendo i messaggi sul sigillo sono stato molto toccato da questo dono di protezione, non solo spirituale ma anche fisica, e che potevamo pregare per gli altri anche se non fossero stati a conoscenza di questa missione. Messaggio del 9 novembre 2014. Molte persone che forse non sono consapevoli di questa missione potranno altresì ricevere la protezione del sigillo quando pregherete per loro recitando questa preghiera. E anche dovremmo porre il sigillo all'interno delle chiese e dei rifugi per renderli invisibili ai nemici di Dio. 5 agosto 2013. A causa di tutto questo, ci siamo sentiti spinti a mettere il sigillo all'interno delle chiese mentre recitavamo la preghiera della Crociata 33 per il sacerdote, per tutti coloro che frequentavano la chiesa e l'edificio stesso della chiesa. Abbiamo fatto degli adesivi e li abbiamo messi sotto i sedili, o panche, così non sarebbero stati rimossi. Abbiamo iniziato a farlo poco più di un anno fa. Sono riuscito a suggellare molte chiese in molte città, ma due mesi fa, ottobre 2019, sono iniziati disordini civili con dei gruppi anarchici che hanno distrutto tutto ciò che incontravano. Questo era un gruppo coordinato che cominciò a distruggere contemporaneamente molte stazioni della metropolitana, oltre 60 stazioni. Nello stesso tempo iniziarono a saccheggiare e distruggere i supermercati, i negozi, i palazzi, i monumenti e purtroppo anche le chiese. A tutte le chiese in cui abbiamo messo il sigillo non è successo niente, anche se hanno minacciato di attaccarle. Abbiamo una lista di chiese in cui abbiamo messo il sigillo all'interno e non è successo nulla loro all'interno. A volte hanno dipinto il muro esterno o lanciato pietre alle finestre. Non siamo riusciti a suggellare tutte le chiese e purtroppo alcune sono state bruciate e profanate, come in altre città. Lo scorso settembre 2019 ero in una città e ho messo un sigillo nella chiesa mentre assistevo alla messa. E in ottobre ci fu un tentativo di incendio, ma è stato rapidamente scoperto e sono riusciti a spegnerlo. Abbiamo ricevuto un avvertimento dall'Argentina che delle persone stavano cercando di attaccare una chiesa in una certa città e la casa dove vivevano le suore che si prendevano cura degli anziani. Chiesi a un'amica che si trovava lì quello stesso giorno se potesse mettere un sigillo e lei mi rispose che l'aveva già fatto. E non è successo niente. Questa è stata una grande prova del potere di protezione del sigillo. Abbiamo iniziato a suggellare anche i luoghi pubblici, i luoghi di lavoro, gli ospedali, i supermercati, le scuole, le università, i negozi, eccetera. Una signora nel nostro gruppo di preghiera, che è un'insegnante, ha messo un sigillo sotto la scrivania in ogni classe e ufficio nella scuola in cui lavora. Questa scuola è in un luogo molto vulnerabile e sempre quando ci sono manifestazioni di protesta, questa scuola viene saccheggiata. Ma questa volta non è successo niente. E anche gli studenti hanno avuto un atteggiamento diverso, non così aggressivo. Mi ha anche detto
che ha dato dei sigilli e degli adesivi in un negozio di alimentari vicino a casa sua, e non era accaduto nulla al negozio, anche se quelli del circondario furono tutti saccheggiati. I carabineros, i poliziotti, similmente sono stati attaccati. Non possono difendersi con nessun'arma. Abbiamo dato loro questo sigillo di protezione di Dio Padre per questi tempi e tutti li hanno accettati con gratitudine. Ci sono così tante storie su questo. Negli ultimi 2 mesi le persone hanno molta paura, quindi tutti accettano sigillo e ci ringraziano di ciò. Una cassiera, quando l'ho dato la preghiera stampata, mi ha detto: «Nessuno mi aveva mai dato qualcosa del genere prima d'ora», e lesse la preghiera lentamente. Ovunque vada, prendo dei sigilli e li do alle persone con cui entro in contatto. Tutti lo accettano con un sorriso e gratitudine. Questo rende il mio cuore così felice, che ho pianto per l'emozione molte volte. Tutti quelli del gruppo Gesù all'umanità in Cile stanno dando una mano. Ognuno ha un compito diverso. Qualcuno li stampa, altri li plastificano e li tagliano, altri li portano dal parroco per farli benedire e altri aiutano a distribuirli. Stiamo lavorando come una squadra per nostro Signore e per aiutarlo a salvare tantissime anime. Gesù desidera che noi preghiamo ogni giorno la preghiera del sigillo del Dio vivente per ricevere questo prezioso dono per la protezione di noi stessi, delle nostre famiglie e i nostri amati. Gesù, nel messaggio del 21 novembre 2012, ci dice: «Vi prego di diffondere il sigillo del Dio vivente ovunque. Non deve essere venduto. Deve essere disponibile per tutti. Passate delle copie a tutti coloro che hanno bisogno di essere protetti». Potete scaricare facilmente il sigillo del Dio vivente e stamparlo. Potete anche inviarlo a una copisteria e stamparlo per la vostra famiglia e i vostri amici. Il sigillo viene sempre dato ad uso gratuito per il download, a tutti, in molte lingue. Diversamente, potete visitare anche il sito web Cristo Gift per ordinare dei prestampati professionali del sigillo del Dio vivente, di varie forme. Sebbene vi sia una piccola spesa per ordinare le versioni stampate professionalmente del sigillo del Dio vivente presso Cristo Gift, sappiate che quell'onere copre semplicemente il costo dei materiali usati nella stampa. Nonostante vi sia un certo costo per portare il sigillo nelle mani di tutti, chiunque può pregare il sigillo del Dio vivente e ottenere la sua protezione con gratuità. Ciascuno di noi ha la possibilità di accedere per stamparlo in qualsiasi modo scegliamo. Ecco qui il link per trovare il sigillo del Dio vivente. Potete trovare il download del sigillo del Dio vivente nel sito messaggidagesucristo.wordpress.com. Scrivete con la tastiera «Sigillo del Dio vivente» nel riquadro «Cerca» per trovare il link del download. Per acquistare le versioni stampate del Libro della Verità o per acquistare gli scapolari e la medaglia della salvezza, scrivete al seguente indirizzo mail: jtm.italia@protonmail.com. Ed ora passiamo alla crociata di preghiera a tema. La benedizione. Cominciamo facendoci il segno della croce. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera. Preghiera della crociata numero 5. Lode a Dio Altissimo. O Eterno Padre, ti offriamo le nostre preghiere in gioioso ringraziamento per il tuo prezioso dono della misericordia all'intera umanità.
Noi esultiamo e ti offriamo, gloriosissimo Re, la nostra lode e adorazione per la tua amorevole e tenera misericordia. Tu, il Dio Altissimo, sei il nostro Re, e per questo dono che tu ora ci porti, ci prostriamo ai tuoi piedi in umile servitù. Ti preghiamo, o Dio, di avere pietà di tutti i tuoi figli. Amen. Preghiera della Crociata numero 21. Ringraziamento a Dio Padre per la salvezza dell'umanità. Noi ti lodiamo e ti ringraziamo, o Dio Santo, Creatore onnipotente dell'umanità, per l'amore e la compassione che hai per il genere umano. Ti ringraziamo per il dono della salvezza che conferisci ai tuoi poveri figli. Ti supplichiamo, o Signore, di salvare coloro che seguono il maligno e che i loro cuori siano aperti alla verità della loro vita eterna. Amen. Preghiera della Crociata numero 69. Preghiera a Dio Padre per accettare la sua divina volontà. Dio, Padre Onnipotente, io accetto la tua divina volontà. Aiuta i tuoi figli ad accettarla. Ferma Satana dal negare il diritto dei tuoi figli all'eredità del loro padre. Non lasciarci mai rinunciare alla lotta per la nostra eredità in paradiso. Ascolta le nostre suppliche per scacciare Satana e i suoi angeli caduti. Ti chiedo, caro Padre, di purificare la terra con la tua misericordia e di coprirci con il tuo Spirito Santo. Guidaci per dare forma al tuo santissimo esercito, ricolmo del potere di scacciare la bestia per sempre. Amen. Preghiera della Crociata numero 83. O caro Padre, il Dio Altissimo, noi, i tuoi poveri figli, ci prostriamo dinanzi al tuo glorioso trono nel cielo. Ti supplichiamo di liberare il mondo dal male. Imploriamo la tua misericordia per le anime di coloro che provocano delle terribili avversità ai tuoi figli sulla terra. Ti preghiamo di perdonarle, ti preghiamo di spazzare via l'anticristo non appena si farà conoscere. Ti chiediamo, caro Signore, di mitigare il castigo dalla tua mano. Invece, ti supplichiamo di accettare le nostre preghiere e le nostre sofferenze per alleviare il dolore dei tuoi figli in un tale momento. Noi confidiamo in te, ti onoriamo. Ti ringraziamo per il grande sacrificio che hai fatto quando hai inviato il tuo unico figlio, Gesù Cristo, per salvarci dal peccato. Noi accogliamo tuo figlio ancora una volta, quale salvatore dell'umanità. Ti preghiamo di proteggerci, preservaci dal male, aiuta le nostre famiglie, abbi pietà di noi. Amen. Preghiera della Crociata numero 167. Proteggi la mia famiglia. O Dio, mio eterno Padre, per mezzo della grazia del tuo diletto Figlio, Gesù Cristo, ti prego di proteggere in ogni momento la mia famiglia dal male. Dacci la forza di elevarci al di sopra delle cattive intenzioni e di rimanere uniti nel nostro amore per te e dell'uno per l'altro. Sorreggici durante qualsiasi prova e sofferenza che noi potremmo dover sopportare e mantieni vivo l'amore che abbiamo l'uno per l'altro, così da essere in comunione con Gesù. Benedici le nostre famiglie e concedici il dono dell'amore anche nei momenti di conflitto. Rafforza il nostro amore così che possiamo condividere la gioia della nostra famiglia con gli altri e il tuo amore possa essere condiviso con il mondo intero. Amen.
Ed ora il Santo Rosario. Preghiera prima del Rosario. O Regina del Santo Rosario, tu che ti degnasti di venire a Fatima per rivelare tra i pastorelli i tesori delle grazie celati nel Rosario, ispira al nostro cuore un amore sincero per questa devozione, affinché, meditando sui misteri della nostra redenzione, che sono richiamati in esso, possiamo essere arricchiti dai suoi frutti per ottenere la pace nel mondo, la conversione dei peccatori, la conversione della Russia e le grazie che ti chiediamo in questo rosario. Preghiamo affinché tutte le persone usino bene il tempo che hanno ricevuto per prepararsi alla vita eterna. Preghiamo che Dio unisca tutte le famiglie durante l'avvertimento. Preghiamo che tutto il clero possa essere rafforzato nei loro sacri voti e che vengano riempiti dalle grazie per preparare le anime alla seconda venuta. Preghiamo per la protezione di Maria della Divina Misericordia e per la missione della salvezza. Facciamo una pausa per un momento per offrire le nostre intenzioni personali. Noi chiediamo questo per la maggior gloria di Dio, per il tuo stesso onore e per il bene delle anime, in particolare per le anime dei nostri cari. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi il terzo giorno, risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Per la fede. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per la speranza. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per la carità. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù nel giardino. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria, Madre della Salvezza, prega per noi. Il secondo mistero doloroso. Gesù è flagellato alla colonna. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre della salvezza, prega per noi. Terzo mistero doloroso. Gesù è coronato di spine. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre della salvezza, prega per noi. Quarto mistero. Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre della salvezza, prega per noi. Il quinto mistero doloroso,
la crocifissione di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre della salvezza, prega per noi. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiera dopo il Rosario. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna, con la sua vita,
morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Memorare. Ricordati, o Pissima Vergine Maria, non essessi mai udito al mondo che alcuno sia ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, chiesto la tua protezione e sia stato abbandonato. Animato da tale confidenza, a te ricorro, o Madre, Vergine delle Vergini, a te vengo e peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami propizia ed esaudiscimi. Amen. Amen. Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro le malvagità e le insidie del diavolo. Sii nostro aiuto. Ti preghiamo supplici, che il Signore lo comandi. E tu, o principe delle milizie celesti, con la potenza che ti viene da Dio, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo a perdizione delle anime. Amen. Per le intenzioni del Santo Padre Benedetto XVI. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per benedire e proteggere il nostro gruppo della crociata di preghiera. O mio carissimo Gesù, per favore benedici e proteggi noi, il tuo gruppo della crociata di preghiera, così da diventare immuni dagli assalti malvagi del diavolo e da tutti gli spiriti maligni che potrebbero tormentarci in questa sacra missione per salvare le anime, che possiamo rimanere leali e forti mentre perseveriamo nel celebrare il tuo santo nome di fronte al mondo e che non esitiamo mai nella nostra lotta per diffondere la verità della tua santa parola. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vi ringraziamo per aver partecipato alla sessione odierna del seminario e della crociata di preghiera. Vi invitiamo a unirvi a noi durante le nostre sessioni giornaliere di Zoom della crociata di preghiere. Per ulteriori informazioni contattateci a jtm.italia@protonmail.com. Per avere più informazioni sulle nostre crociate di preghiera giornaliere di Zoom, siete pregati di andare al link indicato sullo schermo. Faremo una pausa per un momento così le persone possono fare uno screenshot del link.
Iscrivetevi per ricevere le notifiche degli eventi di preghiera e dei seminari al sito web Jesus to Mankind. Per ulteriori informazioni contattate jtm.italia@protonmail.com. Vi invitiamo a visitare il canale ufficiale Jesus to Mankind di YouTube e iscrivervi per ricevere gli avvisi. Vi ricordiamo ancora una volta che potete acquistare il Libro della Verità, gli scapolari e la Medaglia della Salvezza scrivendo a jtm.italia@protonmail.com o rivolgendosi al sito web christogift.com. Inoltre è possibile scaricare gratuitamente il Sigillo del Dio Vivente dal sito web messaggidagesucristo.wordpress.com. Basta digitare nel riquadro ricerca Sigillo del Dio Vivente. Grazie a tutti, Dio vi benedica.